Sono stati rivelati nel Paese del Sol Levante non due, ma ben tre nuovi episodi della serie animata Pokémon Sole e Luna, che si conferma essere realmente entrata nel vivo della storia. Nell'episodio 47, Iridio e Stilvalli, la maschera di confinamento, un giorno Ash incontra il fratello di Lilia, Iridio, per puro caso. Iridio possiede un Pokémon che Ash non ha mai visto prima, ma non vuole che sia esposto troppo alle altre persone. Il motivo sembra essere collegato al passato di Iridio e Lilia. La puntata verrà trasmessa in Giappone il 26 ottobre 2017, quindi tra 3 settimane ci aspetterà il botto. Vedremo finalmente tipo Zero evolversi in Silvalli e scoprire un po' di più sul suo background. Sarà fantastico. Nell'episodio 48, Mettiti in una super posa per il pigiama party, sono andati tutti a casa del professor Kukui per un divertente pigiama party. La professoressa Magnolia e Munchlax si uniscono a loro, in un pigiama party divertente con tanto di cibo e giochi. Ma quando tutti vanno a dormire, Magnolia vede Lilia uscire fuori di casa. L'episodio verrà trasmesso il 2 novembre in Giappone, quindi Lilia cambierà finalmente look e noi vedremo quanto sarà figa, sapete benissimo che sono Lilia Fag, e soprattutto vedremo perché ha fatto questo cambiamento. Di sicuro ci sarà un discorso tra Lilia e Magnolia, e non voglio perdermelo. Nell'episodio 49, Lilia e Silvalli rinascono le memorie. A causa di un incidente, parte delle memorie di Lilia è andata persa. Io leggendo questo, non ho saputo più cosa pensare, perché nella trama di Sole e Luna, lei non ha perso le memorie. Quindi, sarà una cosa che uscirà forse in Ultra Sole e Ultra Luna. Non sono più nella pelle. La ragazza decide di affidarsi a loro di Iridio per saperne di più. L'episodio verrà trasmesso in Giappone il 9 novembre. Ragazzi, quanto siamo in hype per questi nuovi episodi della serie animata di Pokémon Sole e Luna. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se volete sostenere lo staff di Pokémon Next, vi chiedo di lasciare un mi piace e soprattutto di iscrivervi premendo la campanella per ricevere le notifiche per ogni video che carichiamo, così da vederli per primi. Vi chiedo anche di visitare i link che trovate in descrizione, che vi porteranno ai social dei quali disponiamo, ovvero la pagina Facebook, il profilo Twitter, l'account Instagram, il canale Telegram e il canale Twitch. Non ho altro da aggiungere, quindi ci vediamo al prossimo video. Sayonara!